ideologia di fondo. Anche io, che cosa? Non ce l'hai? Dopo questo piannuccio bello. Ah, scusa. Ma se bello viene su, se entra non si fa. Eh? Alright, ok. Dove farlo away? Va bene, io mangerò. La isla bonita. Abbiamo fatto questo per aprire la bottiglia, se viene meno. Lo vuoi la birra o il crosser? Non andrei con forza. Nunca. Quanto mi meraviglio di quanto possa fare domande del cazzo. Quanto io riesco a fare domande del cazzo. Ma buono questo. Eh? Buono questo. Seconda squadra che ha storicamente dato spazio ai nostri giocatori, tra cui ai tempi anche della Liga Bianca. Cazzo, sto consumando il make per di là. Posso chiudere?
Amiche e amici della Palamano, bentornati al Palazzetto Tacca. Abbiamo promesso lungo pomeriggio di diretta dopo che abbiamo carburato un po' con la nostra Serie 2 maschile vittoriosa, ricordiamo, contro la terza forza del campionato, l'US Tori, quindi buona prestazione ai nostri ragazzi. Comunque torniamo in live, torniamo qua in diretta ed ora piatto ricco micifico, cominciamo con la Serie A Beretta al femminile con le nostre ragazze che ospitano una grandissima formazione lanciatissima verso le Final Four, vale a dire la Palamano Oderzo, fresca vincitrice anche della Coppa Italia in quel di Sasso Maggiore. Noi ringraziamo prima di cominciare la crew, quindi avvicendamento come promesso alla telecamera. Abbiamo ora il nostro super mitico Davide Milan, alla console tecnica l'altrettanto mitico Davide Bianchi, qua a fianco a me fra poco lo sentirete il grandissimo Cristiano Baggion, e ovviamente non può mancare The Voice, la voce della Palamano Cassano, Luca Basile. Bene, ora che abbiamo presentato tutta la squadra tecnica, andiamo velocemente mentre le squadre si stanno preparando. Gli ultimi accorgimenti degli allenatori, grido di battaglia prima di cominciare il match. Agli ordini della coppia arbitrale Andrea Pepe e Carmen Onnis, sono pronti a scendere in campo. Leggiamo velocemente quello che è il programma di questa 12ª giornata di ritorno. No, non è la 12ª, perché ci ho aperto la 12ª, che questa era la giornata che è stata rinviata, quindi la 10ª giornata di ritorno che si disputa oggi. Quindi abbiamo Cingoli Ferrara che si è già disputata alle ore 15, si è conclusa con la vittoria del Ferrara per 33-27. Poi abbiamo Mestrino Nuoro e Puntignaleno, purtroppo rinviate per noti problemi di Covid. E poi a seguire abbiamo giustamente Cassano Oderzo e poi più tardi in serata Malo, Sud Tirol Brixen e Erice Cellini Padova. Questo è il programma della 10ª giornata di ritorno per una classifica che vede attualmente in testa il Salerno con 37 punti, Brixen con 32, appaiato appunto dall'Oderzo, l'Erice 30, Mestrino 25, Pontigna 22, Ferrara 20, Guerriere Malo 18, Cassano 10, Cellini Padova 9, insieme a Leno, il Nuoro 6 e Cingoli 4. Molto bene qui al Palatac, è tutto pronto per cominciare, le formazioni sono in campo, parte Oderzo, Cassano Magnago in difesa, le squadre sono pronte e l'arbitro fischia l'inizio del match. E intanto si prende il feeling con la palla, ci si saluta come duopo e poi cominciano le ostilità. Giro di palla di Oderzo, primo giro di palla di questa partita. Tanto sale l'ala, passaggio impreciso ma arriva. Passaggio all'ala opposta, ancora torna la palla, finta il passaggio. Di nuovo prova a superare ma è fuori, comunque c'è un fallo. 9 metri è passivo per Oderzo che dovrà quindi accelerare le operazioni, ci prova e guadagna un tiro dai 7 metri. Viene colta in non fallo, ma chiamato difesa in aria, credo, di Zanellini. Quindi tiro dai 7 metri che verrà provato. Eleonora Costa si guadagna questo tiro dai 7 metri. Ovviamente dai 7 metri si presenta Arasai Duran. E va ad opporsi la nostra milizia, ma nulla da fare. Gol di Duran. 1-0 per Oderzo, 1 minuto e 14, Cassano che si organizza la prima azione offensiva con Laita al centro, Ferrazzi a sinistra, tanto Cobianchi si porta al centro, giro di palla, inizia in questo momento, parte lo schema, Ferrazzi al centro ma riceve Cobianchi, va a liberare Gozzi, che preferisce tornare indietro. Ferrazzi prova a passare a Gozzi, poi viene fermata a 9 metri. Bianca del Balzo chiede i 3 metri, battuto, si riparte. Quindi è Bianca a occupare il ruolo di pivot in questa video del match. Laita
Cobianchi fitta il tiro, passi. Però commette infrazione di passi a giudizio della coppia arbitrale, abbiamo detto Pepe Onis, colto in questo errore tecnico il nostro capitano, quindi palla restituita all'Oderzo che schiera Duran in posizione centrale, Poderi a sinistra e Oisvalda a destra come terzini, poi Ali, Pugliara e Costa rispettivamente a destra e a sinistra e pivot con il numero, adesso cerchiamo di leggere, va da intanto fuori, tirone di Oisvald da fuori, eh sì, gran tiro dei 9 metri col pivot con il numero 11 abbiamo Eleonora Colledoro. Intanto parte molto bene Oderzo, 2-0 il punteggio dopo i primi ormai 3 minuti del primo tempo. Sano che attacca, Gozzi va al secondo pivot, Light al centro a cercare soluzioni, arriva Ferrazzi, Cobianchi, Light, Cobianchi ancora, passaggio su Bianca ma fa buona guardia il terzino, prende un giallo però. Sì, ha disturbato giocatrice dell'Oderzo che stava tentando di rilanciare velocemente l'azione, quindi punita con cartellino giallo Bianca del Balzo. Prima sanzione del match per Bianca. Si riparte con Oderzo che organizza l'azione, Duran, Oisvald riceve, prova a superare tutti, si scontra con Bianca, attenzione, tutti fa invita l'arbitro a sollevarsi da terra, a continuare il gioco, 9 metri battuto, riceve intanto Duran, Oisvald prova a liberarsi di tutti e ce la fa, scaraventa tutti a terra e poi tira basso preciso, 0-3 repentino dell'Oderzo nei confronti del Cassano dopo 4 minuti di gioco, con un 2 minuti peraltro per il numero 6, attenzione perché vedo un 2 minuti sul tabellone che è fermo in questo momento. Sì, è stata sanzionata Bianca, quindi dopo il cartellino giallo gli arbitri hanno dato il vantaggio, quindi hanno dato la trasformazione della rete e però hanno sanzionato la nostra giocatrice. È inizio in salita per il Cassano, già 0-3 per infatti vediamo l'Oderzo. Già il nostro coach con cartellino in mano pronto a chiamare il timeout, perché l'avvio del match è stato sicuramente negativo per le nostre ragazze. Non si capiscono intanto Cobianchi e Laita, ma la palla rimane a Cassano. Cobianchi un po' da fuori, poi aiutata dal palo. La palla va in porta. Di millimetri, ma la palla ha tentato entra. Feletti di impedire che la palla carambolasse dentro, ma giudizio dell'arbitro, quando ha recuperato la palla il portiere, aveva già superato. Prima rete del Cassano, 1-3, 5 minuti ormai giocati. E Oderzo che attacca, Duran si alza e scaraventa la palla sul palo. Attenzione, riprende la palla al pivot. Numero 11, Colloredo e Eleonora, che va a segnare la sua prima rete personale. Buona esecuzione da parte del pivot del Oderzo, 1-4 il punteggio quando manca un minuto al Cassano per tornare al completo. Light al centro, Cobianchi, Ferrazzi, Light, Cobianchi, attacca la porta, trova il portiere dell'Oderzo. Bella però parata di Felet. Sì. E poi in contropiede, pronto a punire, con numero 36, Vito Bello. Abbiamo gli audio un po' alti, forse, se riesci a darci un tono in meno, perfetto, perché sentiamo che tende a saturare. Eccoci qua, quindi 1-5, giustamente, sì, Cassano, bio come avevi anticipato. Esatto, come avevi anticipato. Come avevi anticipato, di fatto il buon coach Sasha Milanovic propende per il suo primo time out e avere l'opportunità di dare indicazioni alle sue giocatrici dopo una partenza un po' claudicante. Infatti 1-5 il punteggio a favore di Oderzo e dunque preferisce a parlarci sopra, altrettanto ovviamente fa Cavallaro con le sue giocatrici. Sì, chiaro che sapevamo di affrontare una squadra forte, decisamente più forte di noi sulla carta, questo codice classifica,
però l'avvio è stato decisamente negativo, quindi Milanovic preferisce chiamare subito time out e cercare di mettere un freno immediatamente al lungo degli avversari, che già hanno un vantaggio di 4 reti in classifica. E anche punteggio. Perché 5 minuti e 48, 5 reti, vuol dire che la difesa insomma sta facendo fatica, quindi giustamente Sasha decide per un break. Riprendono posizione le squadre, tutto pronto per cominciare, e ricomincia in questo momento il gioco. Intanto vediamo che è entrata Gloria Montoli al centro, posizione di pivot. Bianchi prova a trovare lo spazio, Laita, Gozzi, Ferrazzi prova, arriva a Cobianchi, era per Laita ma era troppo avanti, la palla era troppo arretrata. Intanto siamo sotto passivo, deve andare al tiro Ferrazzi, ci prova, trova il portiere, però fa buona guardia Felet, palla che rimane però al Cassano, si riparte. Tanto cambio, giro di palla tra centrale e terzini. Ferrazzi, Laita, arriva Cobianchi, prova l'uno contro uno, si lascia Laita spazio per Zanellini a destra. Attenzione, palla rimane in mano Gozzi, passi, immagino abbiano fischiato passi di Gozzi. Duran lancia il contropiede, arriva la palla fino al numero 16, credo di leggere, no? Che numero era? Che viene fermata a Pugliara, che viene fermata. Numero 15 credo sia Beatrice, ex di turno in questa partita. Dunque 9 metri per Loderzo. Tanto a terzino destro è cambiato. Duran, giro di palla, sale Pugliara. Non trova l'ala, torno al centrale, Duran ancora a seguire per Pugliara, che però trova Milica, quindi nulla di fatto. Prima parata importante per Milica, che prova a spezzare l'incantesimo. Intanto abbiamo detto con numero 9 è entrata Giorgia Di Pietro nel ruolo di terzino destro. Ferrazzi per Gloria Montoli, viene ben difesa, 9 metri per il Cassano, chiede 3 metri. Riparte il gioco. Ferrazzi ancora per Gloria, hanno dei giochi diciamo strutturati, si guardano molto, però fa buona guardia in questo caso il Loderzo, non lascia andare Gloria. 9 metri già battuto. Cobianchi si accentra e commette sfondamento, anche con probabilmente anche il fallo di Gozzi, che era doppio pivot in quel momento, quindi sta di fatto che sì, perdiamo allora possesso palla. Attacco che non riesce a trovare una giusta configurazione per il momento. Meglio Oderzo. Duran che si fa fatica a fermare. Sì, era, 7 reti, era anche sotto fallo, era una giocatrice attaccata al braccio di tiro, ma questo non gli ha impedito di scagliare il pallone sul palo più lungo. 1-6, 5 reti di scarto, 9 minuti giocati. Oderzo che è partito molto bene, Cassano che sta facendo molta fatica a carburare nella fase offensiva e anche in difesa, perché comunque 6 reti in 9 minuti non sono poche. Sì, è stato un avvio shock per le ragazze, non riescono a trovare il bando alla matassa, per giunta continuano a perdere palle in avanti ed ora per fortuna una palla recuperata in difesa da Cobianchi, può partire contropiede con Laita. Passi, che peccato! Che peccato, non so se fossero passi, ma viene chiamato questo, in fase di passi, è stata, mi sembra ci fosse il classico passo zero, poi ha fatto un destro sinistro, quindi. E intanto Fabian si dirige già verso la panchina del Cassano e chiede all'arbitro di combinare questa un giallo. Chiamata su Laita, la panchina del Cassano non era assolutamente d'accordo, quindi cede in proteste Milanovic e Fabian richiama attenzione al corpo arbitrale per far ammonire la panchina del Cassano. Dunque panchina ammonita, 9 minuti e 40, 1-6 il punteggio. Cassano che sta facendo un po' fatica in questi primi 10 minuti, sicuramente Oderzo è salito in cattedra, ora vediamo se ci sarà reazione
da parte delle giocatrici in Amaranto. Tanto arriva Duran, preferisce il passaggio a Pugliara, viene fermata regolarmente, giallo per Cobianchi. Giallo per Michela Cobianchi. Chiede informazioni sul perché. Avete detto che c'è stata una spinta, probabilmente non era a carico di Michela ma di una sua compagna, però gli arbitri hanno preferito, cioè hanno visto questo sviluppo dell'azione, quindi ha ammonito Michela, attenzione dalla perché costa, si libera tutto dalla da sola. Costa, palo clamoroso, poi recupera palla Laita, può lanciare il contropiede ma niente sulla traiettoria di passaggio, non c'è concentrazione in questo momento, c'è un po' troppa, sì, sono persi i nostri ragazzi, sì. Non è stato sufficiente la chiamata del time out. Serve un reset, c'è troppa foga, troppa velocità che però non si concretizza poi in azioni pericolose, diversi errori tecnici. Adesso vediamo se riusciranno a prendere le fila del discorso, tanto la palla arriva comunque a Duran che riesce a tenerla, Pugliara ritorna, la palla ancora va dall'ala, ancora, e questa volta è la numero 36, Vito Bello, subentrata come ala sinistra. Su passaggio di Costa, che attraverso alcune finte attira alcuni difensori e lascia spazio libero alla compagna. Rete numero 7, 1-7 il punteggio, 11 minuti e 30 secondi, situazione complicata per il Cassano. E ancora un passaggio fuori misura, una palla persa lontano dalla difesa avversaria, quindi attimo di scoramento, sono ormai praticamente allo sbando i nostri ragazzi. Non so se coach Milanovic sarà costretto probabilmente a giocarsi subito anche il secondo time out, perché le ragazze hanno completamente perso la bussola. Sì, serve un attimo di reset, effettivamente ci sono parecchi errori tecnici, poca concentrazione almeno sembra da qui, però il risultato, insomma, una rete in 12 minuti, attenzione ancora Costa dall'ala sinistra, supera Milica, quindi 1-8 il punteggio. Continua a crescere il bottino, intanto c'è un cambio, entra è uscita Cobianchi, mi sembra, ed entra numero 13 del Cassano, Jovovic Zoka. E anche Lisa Ponti è entrata. E Rebecca Romualdi a destra. E niente da fare. C'è anche una panata di Feletti, riparte il contropiede Loderzo con Duran, poi apre il gioco a destra Di Pietro, ancora Duran, uno contro uno su Broggi, riescono questa volta a fermarla. È un osso duro da fermare, visto Eva ha dovuto metterci tutta la sua fisicità, che non è piccola, ma la Duran è sicuramente più grande. Ritornano a girare palla le ragazze del Oderzo, comunque arriva, proverà a tirare, no, preferisce il passaggio alla compagna, si poi gli arriva Duran di nuovo, cerca inarrestabile giocatrice dell'Oderzo. Alla ennesima rete personale, Zocca prova a superare tutti, no, poi preferisce il passaggio a Rebecca e poi si ritorna a girare palla con Lisa Ponti, Eva Broggi, praticamente cambiata tutta la squadra esclusa Gozzi rispetto alle prime, allo starting seven, dice Gozzi in questo momento. Eva Broggi arriva, prova e riesce con esperienza Zocca. Seconda rete per il Cassano, 2-9, 14 minuti già passati in questo primo tempo. Oderzo che in questo momento sta dominando sul terreno di gioco. Cassano che prova a riprendere le fila del discorso con un po' di difficoltà al momento. Ancora Oderzo, è a questo punto però palla persa per fallo in attacco, dunque Cassano che ha la possibilità di provare a ricucire un'altra rete di distacco, e va Broggi e trova ancora una volta interviene Felette, quindi sta salendo in cattedra. Grande prestazione di Feletti al momento, autrice di diverse parate anche dai 6 metri come in questo caso su Eva Broggi.
palla che rimane al Cassano, però dunque ulteriore opportunità, tanto il coach di Cassano chiama la calma. Ancora Zocca che prova a superare ma trova una difesa arcigna da parte dei ragazzi in maglia nera. Si riprende dopo 9 metri Eva Broggi, Lisa Ponti, Zocca, Jovovic, la stince un po' col pallone, Eva, niente da fare, ancora fallo in attacco, nulla di fatto per Cassano. Dunque ritorna Oderzo davanti con Pugliara che prova a superare Lisa Ponti, non riesce, attenzione perché scatta un 2 minuti per cintura nei confronti di Pugliara, quindi Lisa Ponti costretta a lasciare il terreno di gioco. Lamentazione da parte della panchina, richiamo verbale in questo caso da parte, sì, ricordiamo, la panchina è già stata ammonita, quindi non bisogna eccedere, altrimenti ci sarà un 2 minuti a carico della stessa panchina, quindi bisogna cercare di mantenere la calma. Non è un momento facile, ci rendiamo conto che sotto 9-2 con la squadra che sembra piano piano ritrovare un po' di serenità, di lucidità, però non è semplice gestire questo momento. Ora, passaggio per fortuna, fuori misura, ci dà una mano l'Oderzo buttando via un pallone in maniera assolutamente gratuita, però bisogna completamente cambiare registro e tentare di rimanere agganciati al match. Tanto poi con calma ridurre le sette reti che ora ci separano dall'Oderzo. C'è stato un cambio attacco difesa tra Zocca e Bianca del Balzo, rientra adesso Zocca, Jovovic, Romualdi, intanto va e prova a intercettare la palla, Gloria che gli arriva e guadagna un tiro dai 7 per intervento falloso della giocatrice del Oderzo. Sarà Bianca del Bazzo a incaricarsi di questa trasformazione dei 7 metri, vediamo. Tutto pronto. E aveva toccato ancora una volta Elena Feletti. Non ma è la facile palla... superare Feletti, devo essere sincero, tutte le volte è un bel terno all'otto. Feletti oggi... è preferita da coach Cavallaro al capitano Meneghin, però si sta meritando questa fiducia in buona prestazione, poi in questo caso sfortunata perché la palla ancora caramba, Pugliara con un passaggio forzato su Pugliara, palla un po' alta, tenta di saltare per raccoglierla ma non riesce, non a, trattenerla. Riesce a trattenerla, si perde in fallo laterale, poi la palla stessa ha bisogno di essere ripulita, che la palla abbia raccolto un po' di polvere andando in zona ingresso palestrina, forse, probabilmente si è un po' sporcata, forse c'è un cambio di sfera, infatti si propende per cambiare la palla di gioco, quindi si ritorna in campo con una nuova palla e si riprende con Eva Broggi che subito va a cercare il feeling, il grip Cassano con la nuova palla. Che ancora qualche secondo di vita numerica, rinuncia al portiere, quindi extra play in questo momento dentro Light per stabilire la parità numerica, quindi Jovovic, Light e Broggi in questo momento i terzini con Gozzi e Romualdi in posizione di ali. Gozzi può andare dall'ala, non riesce a inquadrare, non trova la porta, non ho capito, buona l'azione ma non ho capito se l'ha deviata il portiere. Intanto c'è il timeout chiesto questa volta da Cavallaro, perché dopo un ottimo inizio ora il Cassano sta tornando in partita, quindi preferisce fermare subito il gioco Cavallaro per rimettere a posto quelle due o tre cose che non gli sono piaciute nelle ultime azioni delle sue ragazze. È stato un inizio molto molto difficoltoso per il Cassano. Oderzo subito messo in chiaro come voleva affrontare questa partita. Feletti ha fatto sicuramente degli interventi molto molto importanti, su barate anche da tiri da 6 metri, quindi è iniziato in maniera molto difficoltosa. Poi Oderzo ha rallentato un pochino la sua azione offensiva e Cassano è tornata, rimangono ancora 6 le reti di scarto dopo 17 minuti e 40 secondi di gioco, dunque situazione non facilissima, ma Cassano sembra dare speranze di ripresa. Sì, esatto, sta riacquisendo un minimo di padronanza del gioco, quantomeno dice, sono presenti in campo cercando di fare qualcosa, poi chiaramente gli errori al tiro, i passaggi, quelli ci sono sempre, ma
sono gli errori normali che ci sono nell'arco di 60 minuti. Nei primi 10 minuti abbiamo proprio visto squadra completamente assente dal campo, seppure ce ne fossero ben 7 giocatrici sul terreno di gioco. Va bene, si riprende a giocare. Intanto via uomo di Gozzi, da parte di Gozzi nei confronti di Duran. Quindi difesa Duran. 5 più 1, questa è la scelta di Milanovic. Che ora non sarà sempre, perché comunque Oderzo già è squadra forte, poi se gli concedi vantaggio di 7-8 reti nel primo quarto di gioco, recuperarli non sarà affatto semplice, ma vediamo che ci provano. Tanto tiro di Pietro, ma deviato da Gloria Montoli, che alza il braccio, come dire, bene, questa l'ho presa. Adesso si riprende con la rimessa in gioco, è passivo, dunque ancora tornerà a tirare, trova Milica sfortunatissimo nel rimbalzo, ed è proprio di nuovo la giocatrice dell'Oderzo. Proprio Di Pietro si fa perdonare l'ora precedente, era più veloce a cogliere questa palla. Non vagante. Che avessero bisogno di fortuna nel rimpallo, visto il punteggio, però insomma ci sta anche questo. Quindi 3-10 il punteggio a favore di Oderzo, 19 minuti giocati in questo primo tempo. Riprende il giro di palla con Lisa Ponti al centro per Cassano, arriva Eva Brogi. Cambia con Zovic, scarico al pivot, ma la palla viene deviata. Cassano comunque continua a segnare poco, 3 reti in 20 minuti, quindi non aiuta. Questa riceve, sembrava già fuori, ad ogni modo 9 fallo concesso all'Oderzo. Gozzi che rimane comunque a fare guardia fissa su Duran. Sì, difesa confermata 5 più 1, tira fuori dal gioco la Duran, però non che le altre giocatrici dell'Oderzo. Sì. Non sono in grado di punire. Di Pietro come fa ancora, addirittura Pietro con un momento. Tiro. Un tiro a doppio appoggio che sorprende tutti. La difesa non riesce a disturbare minimamente il tiro. E l'incolpevole Milica allora, può far nulla. A meno di una inversione totale di tendenza, è sempre possibile nella palla a mano. In questo momento Cassano sembra subire il dominio assoluto da parte dell'Oderzo. 3-11 il punteggio. 20 minuti già passati in questo preciso istante, 10 minuti da giocare in questo primo tempo. Zocca, arriva Romualdi, ancora sfondamento fischiato in attacco, ovviamente il taglio a doppio pivot è andato a si lamenta un po' la panchina, colpire l'avversario, quindi ritenuto in maniera eccessiva da parte della coppia arbitrale. Quindi possesso palla ridato alla squadra trevigiana, che attacca con tutta calma, ovviamente ora non hanno fretta di spingere. Di Pietro arriva, sembrava palla quasi recuperata, invece riesce a conservarla al numero 65. Carlotta Poderi, ancora Di Pietro, tira da fuori, palo. Stavolta rimpallo favorevole a Cassano. Riparte in porta avanti Montoli, poi no. Tenta di servire Bianca, ma è passaggio troppo lungo. Ha indugiato forse troppo nel palleggio Gloria, una volta preso vantaggio doveva... Ma probabilmente la sua idea era quella di attirare il più possibile su di sé le giocatrici, in realtà giustamente la seconda che stava tornando è rimasta su Bianca, in più il passaggio era fuori misura, quindi nulla di fatto. Peccato. Ancora Poderi per Di Pietro, poi liberare Duran. Si libera Duran, arriva in corsa. Arriva 9 metri, poi decide di dare ancora la palla indietro. Di Pietro per Poderi, bella parata di Milica che si oppone, però la più lesta è l'ala sinistra a recuperare palla. Di Pietro finta e poi tira e sorprende ancora una volta completamente difesa. Finta il passaggio, poi si gira verso la porta in doppio appoggio, prende in realtà Milica e di sponda segna e mette alle spalle del portiere del Cassano. 3-12 il punteggio, è difficile perché 22 minuti, 8 minuti, sono 9 reti di scarto, quindi occorre davvero che Cassano riprenda un po' le logiche. Intanto arriva Eva Brogi, prova a superare la diretta avversaria che intanto guadagna un giallo, numero 36, punita Vito Bello. Lisa Ponti, ancora Eva Brogi, passaggio fuori misura, lo riesce però a tenere. Esce Bianca, darà una mano, si gira e va da sola in piena autonomia. Si sblocca finalmente Cassano, qualche segnale di ripresa, però le reti da recuperare sono 8.
Di Pietro, prova da, nulla di fatto, intanto cambio anche tra le porte, tra i pali della porta del Cassano, va per Zanellini, bellissima rete della giocatrice del Cassano, Zanellini c'è dall'ala. Anche un 2 minuti a carico di Carlotta Poderi. Unplane. Quindi prova a rientrare nel match Cassano. Ma le accelerazioni nella pallamano si conoscono, insomma, contropiedi, seconde fasi possono veramente mettere in condizione di recuperare anche tante reti in poco tempo. Vabbè, questo è un debole segnale, ma intanto c'è stato. Vediamo se riuscirà Cassano a spingere ulteriormente in questa direzione. Tanto sì, è Oderzo che attacca. Per la prima volta nel match Cassano segna 2 reti consecutive senza subirne, ed ora anche il vantaggio della superiorità numerica, quindi agganciamoci a questo piccolo segnale, difesa ancora una volta distratta, e quindi va a punire sempre lei, Vito Mello. Già la 5ª rete personale, quindi buona interpretazione della partita da parte delle ragazze del Oderzo. Cassano che tenta di ritrovare tanto Lisa Ponti, che bello, va in autonomia, si alza dai 9 metri e trova un palo amico di sponda, proprio scheggia il palo, entra, nulla può. Sì, aveva toccato anche Feletta, ma ha dato la palla sul palo, ma non è riuscito a impedire di entrare, quindi buona l'intuizione di Ponti, che ha visto la difesa distratta, si è alzata, ha tirato in maniera repentina, tentato l'estremo intervento Zanellini Feletta, su Duran, senza che successo. Quindi va secondo pivot, anzi va a pivot perché sono in meno. Cosa inventa Pugliara? Pugliara dalla destra, ben servita, va a realizzare la 14ª rete di squadra. Cassano che continua Broggi. A avere difficoltà. Attenzione perché c'è un altro 2 minuti, quindi questa volta è Vito Bello a abbandonare il terreno di gioco per 120 secondi. Nel frattempo cambio tra i pali per quanto riguarda l'Oderzo, quindi andiamo col numero 1, mi sembra. Sì, perché Barbara è il numero 12, credo sia il numero 1 in questo momento. Lisa Ponti con Broggi, Angela Bardin, ancora Lisa Ponti, che finta, però è tiro dai 7 per difesa in area. Viene colta in infrazione di area Lisa Duran, che aveva murato il tiro. Va bene, va bianca del balzo, va bianca del balzo, così, senza pensarci troppo. Tira e realizza la rete numero 7, quindi 7-14. Attualmente il punteggio tra Cassano e Oderzo. Oderzo che attacca, Cassano che deve cambiare veramente registro in difesa. Intanto ci sono difese uomo, in questo caso era su Pugliara da parte di Lisa Ponti. Arriva Di Pietro, Pugliara risale, ancora Di Pietro. Gli danno passi in questo caso, intanto era riuscita comunque a mettere la palla in porta, dunque nulla di fatto, possibilità per il Cassano di ridurre con Bianca su ottimo passaggio di Cobianchi, che l'ha vista là in mezzo sui 6 metri, libera, quindi seconda fase super iper veloce, 8-14. È necessaria un'altra difesa fondamentale per il Cassano se vuole tentare di chiudere il match con un numero di reti che gli consenta di in qualche modo di provare nel secondo tempo a riagguantare Oderzo. Tanto palla rubata da parte di Eva Broggi, che va in contropiede e segna 9-14, da meno 9 a meno 5. Buon break del Cassano. Cassano prova a riaprirla, non sarà semplice, ovviamente l'Oderzo forte il vantaggio, probabilmente ha calato un attimo la concentrazione, prova dopo il finale del Cassano a riaprire l'incontro in maniera insperata, solo fino a un paio di minuti fa. E chi l'ha vista questo? Risolve tutto Giorgia Di Pietro da fuori. Lisa Ponti, attenzione, passaggio per Eva Broggi, Zanellini. Ritorna, viene difesa da Pugliara. 9 metri, Bianca chiede 3 metri. Si riparte. Cassano che organizza con Lisa Ponti al centro. Eva Broggi a terzino sinistro. Michela Cobianchi a destra. Fraseggiano i tre. Arriva Cobianchi al centro. Eva Broggi. Palla che rimpalla dalle parti di Cobianchi. Continuazione del Cassano.
chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro, chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Chiude bene la difesa dell'Odessa, si alzerà il braccio del passivo, intanto l'arbitro redarguisce Di Pietro. Dietro, però poi intervento di Felet, poi sulla ripresa del gioco ha provato, prende un colpo e va cadendo, si rialza subito, però almeno sembra, no si rialza, non si rialza, vediamo, gli fa male, forse si accomoda in panchina per riprendersi, sì. Preferisce sostituirlo con Gosi, sì. Va bene, io stacco questa, vado giù. Ottimo, allora è ancora Cassano in attacco, si riparte, tutto pronto, Gozzi, Lisa Ponti, Cobianchi che si è spostata a sinistra, con Gozzi a destra inedita, esce del balzo Sacco Bianchi, ancora perde il balzo, ancora palla persa, riparte contropiede, attenzione dalla parte opposta col numero 5, va a segnare 14-21 Arianna Brunetti, attenzione. Subentrata e c'è time out, credo, da parte di Cassano.
E Cassano deve riprendere ancora la Trebisonda, un po' come è successo nel primo tempo, seppur in misura minore, ma comunque sufficiente a far sì che il buon Oderzo sia già tornato nuovamente a 7 reti di vantaggio dopo le 4 a cui era arrivato di distanza Cassano, che facevano presagire in qualche modo l'opportunità di giocarsela in misura migliore rispetto a quanto non sia accadendo, non stia accadendo in questo momento. Per cui giustamente Sasha Milanovic propende per un time out per dare indicazioni e soprattutto per consentire una sorta di reset delle giocatrici. Ovviamente lo stesso sta facendo Cavallaro nei confronti delle proprie giocatrici, dunque vedremo quali delle indicazioni avranno più presa rispetto a rientro delle giocatrici in campo. Tanto finisce qui il time out, dunque è già ora di tornare in campo. Le giocatrici si accomodano nel rettangolo di gioco. Alza il braccio l'uomo del tavolo, arbitro alza il braccio, fischia l'inizio di questi ulteriori minuti di gioco. 13 minuti e 20 secondi per anzi 23 minuti e 20 secondi per l'esattezza. Ancora tanto tempo, ancora diverse opportunità per entrambe le squadre. Chiaramente Cassano che soffre di più, e passi anche per Gozzi. Infrazione di passi, ancora l'ennesima palla persa. Abbiamo perso il conto dei palloni sprecati in avanti. Li ripetiamo, senza alcun intervento da parte degli avversari, quindi proprio errori gratuiti, non dovuti a un avversario che è superiore, ma proprio mancanza di concentrazione. Di Pietro all'ala diretta, e attenzione, riceve fuori. Riceve fuori. Esatto, supera la linea di fondo nel tentativo di superare la propria avversaria. Quindi altrettanti errori da parte di Oderzo. Cobianchi rallenta il passaggio per evitare l'intercetto da parte della giocatrice dell'Oderzo, poi si torna a girare palla, a organizzare. Tanto c'è Gozzi in posizione di terzino destro, esce del balzo, riceve. Tanto è entrata l'ala anche Nadine Visentin con l'ala sinistra, con spostamento di Zanellini all'ala destra. Cobianchi, Cobianchi si avvicina alla difesa, passaggio per Del Balzo, e si erano guardate prima, quindi tutto faceva presagire ad una intesa tra le due, e così è stato, 15 a 21. Prova a rimanere in partita il Cassano, bella questa combinazione con le due giocatrici esperte che hanno confezionato questa quindicesima rete, ed ora sarebbe importante difendere, ma però, come non detto, perché si apre la difesa del Cassano come il mare davanti a Mosè, teniamo fuori, teniamo fuori Di Pietro, ma dietro si aprono anche Cobianchi, però ne approfitta allo stesso modo. Ormai pare che non stiano più difendendo, si stanno concentrando su chi fa più gol. Sì, le due squadre hanno perso un po' il bando della matassa, però buon per Oderzo che comunque ha accumulato un vantaggio di 6 reti che può gestire tranquillamente. Vediamo, vediamo, la partita ancora lunga, ancora 21 minuti. Continua intanto la marcatura di Visentini, in questo caso su Duran, nel tentativo di togliere un'importantissima buca da fuoco per la squadra trevigiana. Di Pietro. Di Pietro, e ancora una volta sorprende tutti. Sì. Tiro sotto mano a sorprendere tutti quanti. 16 a 23, sembra tenere... diciamo così alla giusta distanza il Cassano, insomma l'Oderzo sembra proprio non ha spinto più di tanto, probabilmente il vantaggio poteva essere ancora più ampio, però a un certo punto si è reso conto che non serviva sforzarsi più di tanto. Bello, per portare a casa questi due punti, sta facendo il minimo sindacale, come si suol dire, per tenere a bada velleità di rimonta delle nostre eventuale ragazze. C'è questa impressione che l'Oderzo non stia spingendo più di tanto. Vabbè, sfuma il passaggio di Lisa Ponti su Nadine, e quindi niente, si ritorna nuovamente in difesa con Duran tenuta fuori da Visentin, e nel frattempo le altre giocatrici che girano palla trovano ancora il pivot, che trova ancora la rete. Non riusciamo a essere più incisive lì dietro, dunque ancora vita facile per il pivot dell'Oderzo, che va a segnare la rete numero 24.
ora sono 8 le reti di scarto a favore dello Derzo. Intanto cambio in posizione di pivot per i Cassano, esce Del Balzo, entra Gloria Montoli. Arriva la palla ben gestita da Gozzi, peccato poi il passaggio. C'è stata una deviazione non percepita dagli arbitri. Alza la mano Di Pietro, dice guarda io l'ho toccato, effettivamente bello gesto di Giorgio Di Pietro, perché lei si era accusata del tocco, però gli arbitri io effettivamente non hanno, l'ho deviata, non hanno percepito questo bel gesto di fair play da parte di Pietro. Peccato, va bene, si va avanti a giocare qui al palatacca di Cassano Magnago con un bel passaggio per Lara, intanto rimangono a terra due giocatrici, ritorna Milica in porta, non ce l'eravamo accorti. Sì, è rientrata adesso perché precedente c'era ancora due parate, così, d'amblè. Due interventi. Michela Cobianchi, Gozzi, si accentra e va, ma va a finire che gli dà due minuti. No, due minuti gli è dato. Pensavo, perché siccome si è lamentata Gozzi del fatto che non abbia lasciato la rete. Due minuti viene dato al numero 11, vale a dire. Entra Del Balzo intanto. Colloredo, e tiro da 7 metri guadagnato per Bianca Del Balzo, una finta su Filet, pallonetto. Che classe. Bella esecuzione da parte di Bianca Del Balzo, che porta a 17 le reti del Cassano, 17-24 di superiorità numerica. Per il Cassano, dunque, possibilità di spingere ulteriormente, di magari riuscire a racimolare ancora qualche rete per tentare di riagguantare quel meno 4 al quale si trovavano prima. Ovviamente Oderzo farà l'esatto opposto, quindi non consentirà più di tanto. E questa volta Milica riesce ancora un bel intervento, rimane sul primo palo, cerca il secondo Vito Bello, ma ci mette la manina Milica per mandare la palla oltre il secondo palo e tenere la sua porta salva almeno in questa occasione. 18 minuti da giocare, 7 reti da recuperare, quindi lasciamo aperta una porticina piccola, ma teniamola aperta, lasciamo per il momento la situazione alla matematica, poi dopo faremo i conti. Sì, la ragione non ci indurrebbe grosse speranze, però nella vita la pallamano ci ha abituato a cose. Never say never. Attenzione a Zanellini, che infatti il suo lo fa in rete. Bello il gol in semi-eret, la nostra piccola Saretta. 18-24 e si ritorna in difesa con il Cassano, e lo Derzo invece che attacca. Indicazione dalla panchina, serve fare di più in difesa, serve essere più compatte, scorrere più velocemente, chiudere meglio gli spazi. Attenzione, Di Pietro ancora, bello passaggio lo scarico per Costa, figurati, che non si fa pregare due volte, completamente solo, anche se non è la sua posizione classica, gioca alla sinistra. No, bella, bella la giocata, si è trovata di là, però bellissimo il tiro, intanto ancora Zanellini. No, va. È Nadine di questo lato. Zanellini è stato spostato a destra, quindi rete per Nadine Visentin, la sua prima marcatora mi sembra, quindi bagna con una rete questa presenza in campo, numero 64 del Cassano. E dunque si ritorna in difesa, ancora Oderzo organizza con Costa che passa il pivot, trova Milica che sembra essere rientrata con un piglio completamente differente. Quindi Cassano che può approfittare, Elisa Ponti sempre in estremis. La palla arriva Cobianchi, tentativo di rubar palla di Duran, poi pizzico di fortuna sul rimpallo, Michela riesce a raccogliere il pallone, 5, a trasformarlo con un guizzo. Cassano prova ancora una volta, non dichiarare chiusa anzitempo questa partita. Adesso vediamo la reazione di Oderzo, come c'è stata nel primo tempo, nella prima parte del secondo tempo. Vediamo, Cassano che ci prova, intanto Di Pietro trova ancora Milica, se non erro. Sì, forse una leggera deviazione, fatto sta che la vediamo, palla vediamo va sul fondo. Se esulta, no, non esulta, però secondo me l'ha toccata lei. Ad ogni modo, possibilità del ritorno, rientro a meno 4, 20-25, sono 15 minuti e 30 da giocare, il tempo c'è per fare qualsiasi cosa. Gozzi, Ponti, Cobianchi, prova da fuori, però viene deviata, palla che non impensierisce il portiere dell'Oderzo, seconda fase in corso.
passaggio che arriva fino all'ala, che ci prova, ma c'è Milica che non solo para ma la tiene al, per il Cassano, quindi ancora possibilità, però su attacco schierato, su, con difesa, sull'attacco con difesa schierata abbiamo qualche difficoltà in più. Siamo riusciti a ricucire un po' il punteggio grazie anche a seconde fase, contropiedi, rimpalli magari favorevoli, e su, sul gioco piazzato, organizzato, facciamo un po' più fatica vista la difesa alta e piuttosto arcigna del Oderzo. Palla che arriva di nuovo a Nadin, attenzione perché qua si fa la play un 7 metri e una punizione di 2 minuti. Brava. A carico di Pizzuto. Brava ad andare a tirare per andare a segnare la giocatrice. No, anzi, commette. Scusate, con numero 5 Brunetti Arianna. Entra ancora del balzo e si incarica del tiro dai 7 metri. Tendiamo il fischio. Eccolo. Rientrata nel frattempo col numero 1 Bordin, ma nulla può contro la nostra Bianca. Dopo una serie di finte va a segnare 21-25, di nuovo a meno 4. Ottava rete per la nostra Bianca del Bazzo e Cassano che si riporta a meno 4. Zitta, sì, zitta. Avevamo chiesto questo tipo di reazione. Vediamo adesso se l'Oderzo, dopo aver inevitabilmente rallentato i ritmi di gioco, riuscirà a ritrovare concentrazione. Buono, no, sfondamento. Cassano che ha la palla del meno 3. Bravissima Lisa Ponti e compagna. Attenzione, Bianchi viene fermata. Bava Di Pietro a togliere il tempo. Diciamo, sì. Oderzo in questa fase sembrava aver considerato chiusa la pratica e quindi ha tirato un po' di rimbarca. Però attenzione, perché non è mai semplice ritrovare concentrazione dopo averla spenta in partita. Quindi Cassano deve provare a approfittarne. Vediamo se le nostre ragazze sono brave a cogliere l'attimo. Gozzi magari può scaricare. Attenzione. Bello il passaggio per l'ala per Nadine, che va sul secondo Nadine. Palo. Ci crede Cassano, ci crede. Partita incredibilmente riaperta. Stanno facendo cose diverse in attacco, c'è da dire. E stanno anche difendendo con molta, molta più aggressività e più convinzione. Quindi questa è una buona cosa. 22-25. Sì, Oderzo che ovviamente aveva dato spazio alle seconde linee. Questo ha aiutato la rimonta del Cassano. Ora ovviamente Mister Cavallaro non vuole correre rischi, rimette in campo lo starting seven, prova a liberarsi Duran, Di Pietro ancora più schiacciato, ma c'è anche differenza nel fatto che Milica ha già fatto 5 parate, non da poco, non da poco, quindi l'opportunità di andare a meno 2 adesso per il Cassano è un qualcosa che forse era inaspettato fino a qualche minuto fa, quindi cambio di portiere che ha fatto la differenza, cambio di atteggiamento in difesa, attenzione, va ancora con convinzione Gozzi. Lo quindi dicevamo meno 2. Non è facile riaccendere l'interruttore in partita dopo che l'hai spento prematuramente, quindi Cassano prova a sorprendere Oderzo, sarebbe una rimonta clamorosa. Ricordiamo, massimo vantaggio della formazione ospite è stato più 9, Cassano invece ha sempre inseguito, non è mai stato avanti ed ora difende con due reti da recuperare. Quindi Oderzo che attacca, prova Di Pietro, passaggio a Duran che si trova in posizione di pivot. Viene fermata a 9 metri. C'è stato un attimo di sospensione nella decisione arbitrale, comunque hanno deciso per un 9 metri. Attenzione, Di Pietro con palla in mano potrebbe fare un tiro in doppio appoggio, no, preferisce la palla fino a Pugliara che va questa volta. Milica non riesce a fermare la giocatrice dell'Oderzo, quindi tornano a essere 3 le reti di vantaggio. Vediamo, il tempo c'è, 11 minuti e mezzo, 3 reti di vantaggio. Ora si può dire ancora che si può fare, seppur finora dominato, comunque sempre stato con la testa avanti l'Oderzo, dunque non facile. Sì, ovviamente sul più 8 e più 9 Mister Cavallaro aveva dato un po' di spazio alle seconde linee, ora è stato costretto a rimettere in campo la squadra titolare e deve passivo difendere nella sua testa, probabilmente riaumentare questo vantaggio di 3 reti. Ora tentativo di servire Gloria Montoli, parte di Cobianchi che però è stata fermata in maniera fallosa, siamo sotto passivo, attenzione. Attenzione perché perdiamo passaggi, poi rimane ben poco da fare. Bianchi si incarica di questo tiro, Sornione deviato. Ancora una volta deviato a spiazzare Bardin, nulla può.
Cassano rimane lì, due reti di svantaggio, 10 minuti e mezzo al termine. Bello, 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 perché così è vissuta, molto più interessante, molto più divertente. Chiaramente rimane aperta, palla persa, quindi Cassano che preferisce organizzare e gestire. Ora c'è tentativo di seconda fase, sfruttando questo numerica, passaggio palla, per Gloria. Gloria. Riesce a recuperarla Nadine, bravissima, sì. Sacrificarsi e molarsi buttandosi si a mola, terra per si recuperare mola. Quel pallone. Sì, si immola pur di tenere. Rimaniamo la in palla. Attacco. Cobianchi punta uno contro uno, poi scarica per Gozzi. La palla arriva ancora a Nadine che la difende con le unghie e con i denti. Brava Nadine, ottimo il suo approccio al match, è una delle ragazze più giovani, però si sta lottando su. Partita che è ancora viva, incredibilmente. Gozzi, arriva Zanellini, no? Sì, questa volta, peccato. Come sono i precedenti, troppo sotto la difesa avversaria, cambio di direzione, quindi infrazione di sfondamento. Non è d'accordo la panchina cassanese, ma questo è il metro di giudizio che ho usato per tutto il match, quindi questi tipi di contatti sono sempre stati considerati sfondamento da una parte e dall'altra, quindi nulla da dire su questa decisione arbitrale. 9 minuti e mezzo al termine. Poderi per Pugliara, ma la palla si perde oltre il fallo laterale, non riesce a ringranare nuovamente la marcia. C'è forse anche un po' di stanchezza, può essere. Sì, sì, fa fatica a ritrovare. Questo sembra un errore da più che altro da stanchezza. Va bene, quindi Cassano che ha ancora l'opportunità, nonostante tutto, è da forse tre tentativi che ci prova a portarsi a -1. Vediamo se questa è la volta buona. 9 al termine, due reti recuperare, Cassano che attacca, Gozzi incrocia con Zanellini, Ponti prova a anticiparla, va bene Poderi, Cobianchi, peccato, palo, no, attenzione che c'è un piede, la più lesta è stata Montoli, ma infrazione di area secondo coppia arbitrale, peccato. Buona l'intuizione di Cobianchi, questa volta un pizzico di sfortuna, prima era stata premiata da bendata e quello che ha dato prima ha tolto adesso, perché la palla aveva superato il semo difensore o Pitergino, ma si incozza sul palo. Ecco, ritorna in attacco Loderzo. Duran, passaggio pericoloso, ma arriva. Riescono a gestirlo le sue compagne. Costa si alza Di Pietro. Bel gol di Giorgia Di Pietro. C'era Milica, ma si è accasciata troppo presto. Sì, si è accasciata troppo presto perché la direzione delle... No, perché era già dentro Cobianchi. Ritorna la palla, era dentro, poteva andare a tirare, sì, forse però non se l'è sentita. Era sotto fallo, infatti c'è stato 9 metri, probabilmente non si sentiva perfettamente coordinata, ha tentato un passaggio che sarebbe stato smarcante, ma non è arrivato tra le mani della compagna, però si riprende con un 9 metri. 7 minuti e 40 secondi al termine, 24-27. Cassano che sembra essere tornata ad aver difficoltà a trovare la via del gol. Tanto Cobianchi ancora, una fischiata. Fallo del pivot in blocco irregolare, probabilmente cercava di creare superiorità numerica per le compagne, ma ha ecceduto nel dare fastidio al difensore, quindi punita dall'arbitro. Intanto c'è timeout chiamato da coach Cavallaro, vede le sue ragazze uscire dal momento di difficoltà, ma non ancora avere le idee completamente chiare, quindi preferisce giocarsi uno dei due timeout che aveva ancora a disposizione per dare nuove disposizioni tattiche. E sembrava fosse in abbrivio, invece si è fermato ulteriormente Cassano, è ritornato Derzo a essere più propositivo in attacco. 24-27 il punteggio, mancano pochi minuti al termine. Dio, c'è sempre l'opportunità di fare, ma visto l'andazzo, insomma, statisticamente diremmo che c'è sicuramente più opportunità per Oderzo di portare a casa il match. Servirebbe un'ulteriore accelerazione come quella che è avvenuta poi qualche minuto fa da parte del Cassano. Ora bisogna vedere se psiche e gambe tengono in questa direzione. Questo è il bello del nostro sport, perché se uno guarda la classifica o guarda il roster dei nomi che le due squadre possono schierare, avrebbe detto soprattutto con un più 8 più 9 dopo 10 minuti Oderzo ha già in cascina questi due punti, però è bastato un calo di concentrazione al decimo minuto del secondo tempo per rimettere tutto in palio. Cassano ha visto la chance, sta provando a raccogliere, ora sta a Oderzo rimettersi completamente in carreggiata, sembra
aver ripreso un po' il controllo nelle ultime due azioni, però è ancora lunga, 7 al termine, 3 reti di vantaggio per la squadra che attacca. 7 minuti di passione, intanto Di Pietro va e comincia a metterci la prima, il primo simbolino sul... Due reti consecutive di Pietro, toglie il castagno da fuoco alle compagne, con Duran sempre marcata uomo, quindi non può aiutare più di tanto, quindi è Di Pietro che si è caricata le compagne sulle spalle e prova a portarla a casa. Tanto viene battuto a 9 metri nella giusta posizione, giro di palla del Cassano, Gozzi al centro, riceve Ponti, Cobianchi, esce Montoli, scambia con Lisa Ponti, si accentra Gozzi, prova a scambiare con Cobianchi ma è difesa dalle giocatrici dello terzo, dunque si riprende con un col giro di palla di Cassano. Cobianchi prova a trovare spazio, si guadagna un 7 metri, tiro dai 7 per Cassano. Entrerà Del Balzo? No, sì, è sempre lei Del Balzo, sempre incaricata di tirare. Fellette continua a alternare due portieri, coach Cavallaro. Ora è nuovamente Elena Fellette a opporsi al tiro di Del Balzo, che questa volta neutralizza Del Balzo, e quindi ancora più 4. Adesso mancano 5 minuti e 30, dunque comincia a essere oramai, si anche ferma a 8 per ora il conto delle reti di Bianca, anche matematicamente comincia a diventare più difficile la questione. Bello passaggio al pivot, sì. Ma Milica, bella la parata di Milica, perché grande assist di Costa per Collodero. Lisa Ponti, Cobianchi, Nadine che prova, mamma mia, 100% Nadine. Sicuramente ottimo l'approccio al match di Nadine. Si è data da fare in avanti, posizione di centravanti. Siamo sempre lì sul filo della legge del break-even. 5 minuti, 3 reti. Poi però dopo vediamo. Bella adesso la manovra corale dell'Oderzo. Bella la scalata che ha portato Pugliara a tirare con un ampio angolo. Tenta di opporsi Milosevic, ma nulla può. Protagoniste leali. Dai Gozzi, vai su. Ancora bella parata di Fellette, che si è allungato al secondo palo ma ha giustamente lasciato il piede ben piantato vicino al primo, e proprio quel piede è andato a impedire al pallone di entrare. Rimaniamo in attacco perché la respinta è stata gestita dalle ragazze Amaranto. Fino alla fine ci provano. Gozzi tiene la palla, prova, attenzione, c'è un 2 minuti a giudicare dal viene fisco. Fermata Gozzi dopo che aveva superato l'avversario, quindi viene sanzionata con un 2 minuti. Vabbè, numero avrà, 36 Vito Bello avrà ancora l'opportunità di rientrare, mancano 4 minuti e 10 al termine. Cassano che deve approfittare di questi 2 minuti di superiorità numerica per accorciare ulteriormente le distanze. Non è ancora finita, va a sudarsela fino all'ultimo. Oderzo palla per Zanellini, questa volta Zanellini che buono va, l'angolo, brava Gozzi. E buona brava la scalata Gozzi del Cassano, sì, da manuale con la superiorità numerica, si punta un giocatore da un lato, si fa scorrere la palla velocemente fino all'ala opposta e adesso fuori a rubar palla perché mancano 3 minuti e 45 secondi e quindi bisogna, ecco, esattamente palla, in questo modo Cobianchi, possibilità di seconda fase, passaggio non preciso, però per Zanellini, fortuna c'è Zanellini, preferisce fermare il gioco e organizzare. Buona la difesa del Cassano, ora bisogna sfruttare al meglio questo pallone. Ancora un minuto e 15 secondi di superiorità numerica. Cobianchi, oh, gli ha dato passi, è stata indecisa e forse li ha fatti perché ho visto quei passettini, sai, quando li fai così ravvicinati non è mai facile, che peccato. Probabilmente è partita con l'idea di fare un cambio di direzione per creare superiorità numerica sul Pio, per scaricare il Pio. Visto che il difensore non ha seguito, si è aperta l'autostrada, ha avuto quell'attimo di indecisione. Palla recuperata per la seconda volta. Attenzione, ancora tempo. Ancora Nadine, quindi bravissima Nadine. Due reti e ottima in difesa. È gol. E contropiede, questa volta vincente, con Montoli a realizzare. Cassano che si riporta ancora a meno due. Beh, c'è da termine dire che non stanno mollando fino alla fine. Almeno questo... si può riconoscere, almeno cioè, si può riconoscere anche questo. Adesso di nuovo bisogna giocare come prima, quindi sono già state due palle recuperate, sottratte. Intanto va Costa,
che guadagna un tiro dai 7. 7 metri, anche 2 minuti di Goz che ha trattenuto Eleonora dopo che la stessa aveva superata. Dicevamo comunque due squadre completamente diverse viste dal Castellano, perché se i primi 10 minuti sono completamente da dimenticare, la squadra è rimasta negli spogliatoi, poi dal quel meno 9 comunque... Sì, chi guarderà il punteggio dirà, quindi una partita a vederla ci sono stati momenti, Tanto veramente... va a realizzare Duran dalle linee dei 7 metri, però diciamo le ragazze meno gli va riconosciuto il merito di essere riuscite a resettare a un certo punto, sono riuscite a switchare la partita, rimettersi in carreggiata. Ora non so come andrà a finire, però attenzione. Il fatto sta che siamo a 2 minuti e mezzo alla fine e Cassano è ancora in partita, chiaramente non è facile recuperare 3 reti alla frazione meno adesso, però siamo qui che ci proviamo e ci pensiamo e già tanta roba rispetto a quel meno 9 dell'inizio. 3 reti da recuperare, la pallamano è il giusto sport nel quale può succedere negli ultimi 2 minuti e mezzo se capitano cose come contropiede seconda fase, palle intercettate e via discorrendo. Ovviamente abbiamo visto Oderzo dominare tutta la partita, ribadiamo, quindi non sarà facile, però bisogna dare merito all'Oderzo che ha fatto una gran partita e al Cassano di aver lottato con tutte le armi a disposizione, peccata l'enorme infinita quantità di errori tecnici commessi durante questa partita che credo abbiano di fatto in qualche modo pesato di più sulle cose. Sì, diciamo che paradossalmente quell'inizio fortemente negativo del Cassano è forse quello che ha indotto l'Oderzo a diminuire di intensità e questo ha permesso il successivo recupero del Cassano. Se il Cassano avesse impegnato l'Oderzo fin dall'inizio, probabilmente l'Oderzo non avrebbe avuto quel calo di concentrazione evidente che c'è stato all'inizio del secondo tempo e quindi probabilmente staremmo qui a raccontare una partita diversa, però questo è quello che ha detto il campo e questo è quello che vi raccontiamo fino alla fine. 2 minuti e 10 al termine, Cassano che attacca per riportarsi a meno 2. Cobianchi non riesce a superare la difesa avversaria, si riparte. Azione Gloria, Lisa Ponti, Cobianchi. Palla intercettata. Parte in contropiede di Pietro, in contropiede. E supera con un facile pallonetto l'uscita di Milizza. Peccato, quella poteva essere l'ultima chiamata per le nostre ragazze. Ora diventa veramente veramente impossibile. 4 reti, 1 e mezzo al termine. 27-31, Cassano che attacca fino in fondo, fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo minuto. Lisa Ponti va verso Nadine. Bianchi riceve Zanellini, stanno giocando a tutto campo, stanno cercando di spostare la difesa e va Lisa Ponti. Di Lisa Ponti fino in fondo. Adesso entriamo oramai nell'ultimo minuto, Cassano che prova ancora a stare alto, a intercettare qualche palla. No, adesso scendono a 6-0, tempo passa, quindi direi che oramai il match volge al termine. Duran che passa alla parte opposta, ancora da fuori, segna. Tutta la classe di Arasai Duran in quest'ultima marcatura, perché completamente da ferma sugli 8 metri, non ha subito disturbo alcuno da parte dell'avversario, si alza e mette la palla all'incrocio dei pali. Ultimi 30 secondi di gioco, Cassano che attacca, 28-32, match oramai nelle mani del Oderzo. Match veramente strano, se vogliamo, con diversi momenti, diverse fasi. Tanto Gozzi recupera una palla che sembrava persa. C'è il tempo per andare a tirare e segnare quest'ultimo gol, ma finisce alta sopra, palla sopra la traversa. E finisce anche qui il tempo, prova di Pietro. Finisce così, qui alla palattacca di Cassano Magnago, la partita tra Cassano Magnago e Oderzo, Serie A femminile Beretta. 28-32 vince Oderzo dopo veramente una partita strana, diciamo, un Cassano che a fasi alterne è riuscito a ricucire i vari strappi fino a portarsi a meno 2 o forse meno 1 addirittura, per poi finire a meno 4 con pieno merito da parte dell'Oderzo. La vittoria dell'Oderzo non è mai stata in discussione, però insomma probabilmente gli stessi trevigiani pensavano di poterla gestire in maniera più semplice, soprattutto dopo quel più 9 iniziale, però tant'è,
le forze in campo sono queste, quindi alla fine il verdetto del campo è stato questo, Cassano 28, Derzo 32, noi dandovi appuntamento a poco più di mezz'oretta con la Serie A maschile dove il Cassano affronterà il Siena, ci salutiamo con il consueto buona pallamano a tutti, ciao!